solo su Eleven Sports. La tua squadra e tutto il campionato di Serie C sono live ogni weekend. Sponsored by Trattoria Cantù dal 1897, alle Fornasette di Olginate in Riva all'Adda. Trattoriacantù.com. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassifep.it. Studio dentistico Caponero Dottor Livio, sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Fratelli Calegari Pavimenti e Rivestimenti, l'esperienza che fa la differenza. fratellicalegari.it. Alla riga Monticeppi si affrontano Lecco e Renate. Prima della partita la premiazione per Riccardo Capponi alle sue 100 partite in maglia blu celeste, l'abbraccio dei dirigenti della Calcio Lecco per il proprio centravanti. Una partita importante, buon afflusso di pubblico anche in curva nord. Lecco che è in serie positiva da 3 partite dopo i 2 pareggi contro Juventus Under 23 e Como, e la splendida vittoria di Carrara. Ma il Renate è una formazione in salute e una squadra con una difesa tra le più forti del girone, squadra di D'Agostino, che allora deve confermarsi e confermare l'ottimo momento. Primo brivido della partita, l'azione del Renate, il cross dalla sinistra, il colpo di testa di Guglielmotti e Safarikas in presa plastica sicura, non corre alcun rischio il portierone greco dell'Ecco. Qui Bob perde una brutta palla in uscita e allora c'è subito la ripartenza veloce con Galluppini, che però non inquadra la porta. Inizio migliore per la squadra ospite, c'è il tiro dalla lunga distanza che però non va lontanissimo dai pali della porta difesa da Safarikas. Brivido al decimo per la formazione di D'Agostino, che poi ci prova a distendersi sulla destra, la palla dentro, prova ad andare via Capogna, la conclusione non lontanissima anche in questo caso per il centravanti romano dopo le 100 presenze in blu celeste. E lui il più pericoloso ancora una volta per il Lecco, ancora Lecco che prova sempre su quell'out di destra a creare pericoli alla difesa del Renate. Carissoni va via, viene steso ma non c'è niente secondo il direttore di gara, che non vede assolutamente il fallo sul numero 24 blu celeste. Qualche timida recriminazione da parte di Strambelli e dei giocatori lecchesi. Rivediamo ancora una volta. Va via il giocatore blu celeste, poi c'è un contatto, finisce a terra. Direttore di gara che però non ravvisa niente. Cambio di gioco a sinistra. Ancora il Lecco che ci prova con Bob. Conclusione che non è male, ma si alza sopra la traversa della porta difesa da Satalino. Bob che ci ha provato in un paio di occasioni senza però trovare la porta. Il mancino, la parata di Safarikas su Galluppini, uno dei più attivi nelle file del Renate. Sempre la formazione Brianzola che ci prova, cross in mezzo, viene ribattuto fuori, poi può giocare però una seconda palla il Renate. La conclusione con l'esterno di Ranieri e Safarikas è bravissimo su questa conclusione intelligente del giocatore del Renate dal calcio d'angolo. Poi la conclusione al volo, grande dalla distanza, in 2 tempi Safarikas. Poi il gioco però si ferma, ci aveva provato Guglielmotti con questa conclusione dalla lunga distanza. Il Lecco prova a rendersi pericoloso nel finale di tempo, va a giudici e viene atterrato. Qui però anche in questo caso non vengono ravvisati gli estremi per il calcio di rigore. Rivediamo al limite proprio, probabilmente all'interno dell'area, l'arbitro ben piazzato e ritiene opportuno non segnalare niente. C'è la conclusione nella ripresa di Galluppini col tiro di sinistro da fuori, subito una bella occasione per il Renate. Poi però ci prova anche il Lecco, qui la grande giocata di Riccardo Capogna che va via, mette al centro questo pallone, Bob arriva di gran carriera, prova il sinistro, deviazione, ci mette anche i guantoni qui Satalino per la migliore occasione dell'Ecco e della ripresa. Poi una serie di batti e ribatti, fallo a centrocampo, arriva l'ammonizione qui per Moleri, fallo con ammonizione per Moleri, si lamentano tanto i giocatori blucelesti perché sarebbe stato un contropiede probabilmente molto molto pericoloso. Calcio di punizione viene battuto, l'azione che si sviluppa a sinistra per il
Renate, la grandissima azione di Gerbach che va sul fondo, la mette dentro e arriva il colpo di testa puntuale di Guglielmotti per il vantaggio del Renate. 1-0 quando è il 70° minuto. Guglielmotti, ma la grandissima azione, la giocata decisiva del compagno del numero 10 Gerbach. Nel giro di 4 minuti la partita cambia decisamente, anche se il Lecco ci prova qui, però c'è il fallo e allora c'è un calcio di punizione, ancora una volta una decisione arbitrale che sembra decisamente severa contro la formazione blu celeste, perché da questo calcio di punizione poi nasce l'azione, la vediamo che si sviluppa nella metà campo del Lecco. Finisce a terra Bob che zoppica, un colpo per lui, l'arbitro però non ferma il gioco e allora l'azione qui di Galuppini che va via, si sposta la palla sul destro e trafigge un incolpevole Safarikas che forse non vede partire il pallone. Festeggiano i giocatori del Renate, grandi proteste però tra le file dei giocatori di casa. I blucelesti lamentano un fallo piuttosto netto ai danni di Bob, che poi rimane a terra qualche minuto, ma l'arbitro non ferma nemmeno in questo caso l'azione e Galuppini con il destro fa 2-0. Finisce così, la Renate sbanca Rigamonti Ceppi tra le proteste dei giocatori di casa. Il Lecco interrompe la sua mini striscia positiva e compie anche un passo indietro sotto il profilo del gioco. Non servono nel finale le tante sostituzioni per la squadra di D'Agostino. La squadra non ha la reazione per provare a riacciuffare la partita.